Vanno presi con la giusta attenzione. Durante il periodo del lockdown effettivamente non abbiamo mai raggiunto questi numeri. Allora, diciamo, c'è stato un comportamento da parte della comunità di Latina molto, molto rigoroso e molto osservante, di cui sono stato orgoglioso. Adesso probabilmente c'è stata una situazione sicuramente di abbassamento del livello di guardia, cioè, di guardia, dell'attenzione, e c'è anche, diciamo, a mio avviso, una coda della bolla turistica, insomma, legata al fatto che abbiamo avuto sicuramente una stagione estiva in cui c'è stato un notevole incremento della presenza dei turisti nella nostra provincia. Dobbiamo ripristinare, diciamo, l'attenzione da parte dei cittadini nell'avere il senso di responsabilità e nello stesso tempo attivare un maggior livello di controlli, senza però esitare e cadere nel militarizzare in sostanza una città. E quindi ecco, il lavoro è importante da fare anche a livello della comunicazione e nello stesso tempo elevando anche qualche sanzione. Il punto di fare è quello che abbiamo fatto durante, diciamo, anche quest'ultima fase, e lo facciamo in maniera ancora più energica, e cioè intanto l'obbligo dell'uso della mascherina. Voglio ricordare che abbiamo anticipato come provincia il provvedimento dell'ordinanza regionale, estendendo l'uso dell'obbligo della mascherina a tutte le ore della giornata, e questo quindi è un presidio che è necessario, così come appunto il rispetto della distanza e le norme che sappiamo. Quindi io non credo che adesso dobbiamo andare a cercare ancora livelli più alti, tipo restrittivo, ma dobbiamo, e questo è ciò che dirò anche nelle mie comunicazioni ai nostri cittadini, ai cittadini che rappresento, e che in questi prossimi 15 giorni è importante un livello di sacrificio maggiore, insomma, no? Nell'osservanza delle regole, è importante, insomma, che si acquisisca questo senso di responsabilità. Un altro aspetto sul quale lavoreremo oggi pomeriggio, una riunione col direttore generale della ASL Casati, è sul migliorare il servizio del drive-in, che è un servizio in cui da oggi, diciamo, anche l'amministrazione in qualche maniera vuole supportare per diminuire il disagio dei cittadini. Ci sono state attese di troppe ore e credo che sia importante invece limitare il disagio a poche ore, attivando un servizio di prenotazione, attivando altri 3 drive-in durante questa settimana, che consentirà anche di decongestionare il tutto.